Voglio rispondere a un'altra domanda per quanto riguarda la sappa. In tanti mi avete chiesto come si fa a capire quando la sappa è pronta. Io ho una grandissima e lunghissima esperienza e diciamo che la preferisco quando è così, così densa. Però bisogna stare attenti a non bruciarla o comunque non farla cucinare ulteriormente. Perché mi è capitato e si incolla ai barattoli, poi bisogna mettere i barattoli nell'acqua calda per farla, diciamo, sciogliere, insomma, non mi piace. Quindi di solito sto attenta a non farla andare oltre questo, che è proprio l'ideale. Però questa è la produzione di quest'anno appena passato, 2022. Però mi è capitato anche di spegnere, diciamo così, il fuoco un attimino prima, perché sembrava apparentemente pronta, e venire fuori una sappa invece, questa è la produzione dell'altro anno, addirittura questa del 2020. Eccola qui. Quindi oramai sono trascorsi 2 anni più. Questa, vedete, è molto molto più liquida. Quindi cercherò di consumare questa qui, intanto del 2020, perché comunque la più vecchia, ma anche perché è più liquida e quindi più è densa, più ha, come dire, raffinato e di conseguenza si conserva più a lungo. Questo mi è sempre stato detto sia da mia mamma sia da mia zia, che ormai ha quasi 93 anni, la sorella di nonna, ma anche altre persone anziane. E ovviamente non sempre si riesce a calibrarla, non è facile, neanche perché ha tanta esperienza. Per cui non preoccupatevi se viene molto liquida, chiaramente non deve sembrare un liquore, non deve sembrare un vino, perché questa è molto liquida, sì, però comunque ha raffinato tanto. Ci deve essere sempre una sorta di percentuale tra la quantità dell'uva che si mette a raffinare, scusate, del succo d'uva che si mette a raffinare e il prodotto finale ottenuto. State tranquilli che se non è proprio liquidissimo, molto liquida, non ci sono pericoli che si guasti. Se invece la fate raffinare tanto, io ho utilizzato anche sappa che aveva molti, molti anni, era perfettamente in ottimo stato, conservata perfettamente in un luogo asciutto e al buio. Io almeno la conservo così, e nei barattoli di vetro, che ovviamente sterilizzo in precedenza. E normalmente procedo così: li lavo e li metto nel forno per una decina di minuti a 100 gradi e poi li lascio nel forno finché non si raffreddano. Ma mia mamma non li sterilizzava mai e grazie a Dio non è mai capitato niente a nessuno. O meglio, mia mamma è famosa per essere una che sterilizzava tutto, nel senso che li lavava con l'acqua bollente, eccetera, però non li metteva a bollire neanche le bottiglie. Quando la conservava nelle bottiglie non le metteva a bollire nell'acqua, come si procede invece per quando si deve preparare le marmellate, per esempio. Spero di essere stata chiara. Ciao amici.